Amici dell'Eurosport in Cordenons, abbiamo il piacere di avere qui con noi Tatiana Garbin, capitana della nazionale italiana di Billie Jean King Cup, qualificata alle fasi finali dall'8 al 14 novembre a Glasgow in Scozia nel girone con Italia, con appunto Italia, Canada e Svizzera. Allora Tatiana, innanzitutto parlaci un po' di questo percorso che vi ha portati a questo prestigioso traguardo e che obiettivi avete rispetto a questa fase finale in Scozia. Guarda, siamo capitati in un girone veramente duro, lo chiamerei d'inferno, nel senso che giochiamo con giocatrici di altissimo valore tecnico, però io dalla parte mia ho sempre molta fiducia delle mie ragazze perché quando indossano la maglia della nazionale riescono veramente a trovare quella formula magica per veramente dare il meglio di loro. Che momento sta vivendo il tennis femminile italiano? Insomma, abbiamo visto semifinale di Martina Trevisan a Parigi, poi quarti a Budapest, Bronzetti che ha avuto un'escalation in questi ultimi due anni pazzesca con la finale conquistata nel 250 di Palermo settimana scorsa. Come vedi ecco, questa fase? Guarda, questi grandissimi risultati sono frutto di un grande lavoro che però è nato dal passato. Ora raccogliamo i frutti di quel grandissimo lavoro che è stato fatto con i team delle rispettive giocatrici e quello che secondo me la federazione ha fatto di buono è proprio aiutare le giocatrici ad attingere persone di valore che potevano comunque dar quel qualcosa in più al loro lavoro. Credo che la politica federale stia funzionando perché proprio c'è una voglia di valorizzare il giocatore e per poter sfruttare al meglio il proprio tennis e la propria strada. E poi insomma abbiamo anche, io mi sono dimenticato prima di dirlo, Cocciaretto e Paolini che stanno ottenendo comunque dei buoni risultati. Sì, devo dire che, guarda, diciamo che probabilmente è iniziato tutto l'anno scorso quando la Georgia ha vinto il primo Master 1000, dopodiché Paolini ha vinto due tornei WTA e poi il grandissimo risultato quest'anno di Martina vincendo prima un WTA e dopo conquistando la semifinale Roland Garros. I percorsi delle giovani ragazze come Cocciaretto e Lucia Bronzetti stanno facendo un grandissimo lavoro, purtroppo la Cocciaretto l'anno scorso ha avuto problemi fisici che l'hanno allontanata dal tennis per diverso tempo e poi però adesso sta cercando di costruire con costanza la propria classifica, mentre come avete potuto vedere Lucia Bronzetti ha avuto un'escalation, però quello che mi piace vedere delle mie giocatrici è che la loro costruzione avviene nel tempo, non è qualcosa di eccezionale che è venuto così, ma è qualcosa che hanno costruito grazie al grandissimo lavoro dei loro team e insomma affiancate anche dalla federazione che le sta aiutando davvero tanto. E invece insomma in questo ITF U60 di Cordenons, e qua insomma abbiamo visto con i tuoi colleghi della federazione, con Magnelli, l'altro collega, per seguire credo Brancaccio, Urgesi e Matilde Paoletti. Sì, diciamo che siamo qui per vedere tutte le ragazze che hanno del potenziale. Ci sono oltre a queste ragazze anche l'Albisi che purtroppo non ha potuto giocare, la Delai che sta iniziando un percorso importante anche lei verso il circuito sempre più importante. Insomma, con Vittorio Magnelli, che è il direttore tecnico del settore femminile, stiamo proprio cercando di confluire tutte le energie per poter dare alle giovani ragazze quanto più possibile la nostra esperienza, quello che abbiamo vissuto io da giocatrice e lui da allenatore e insomma dargli questo surplus che le possa, insomma, possa aiutarle a crescere. Chiaro. Secondo te chi vedi magari più pronta nella rosa di questi nomi che abbiamo appena citato?
Ma guarda, è questione di tempo, nel senso non ci sarà un risultato magari imminente, ma è una costruzione giorno per giorno. Sono convinta che queste ragazze hanno tutte grandissime qualità, anche Lisa Pigato è una di quelle giocatrici che si stanno formando, stanno crescendo, insomma ce n'è diverse che possono ambire a un circuito superiore e quindi insomma la nostra forza è quella di aiutarle quanto più possibile a costruire la loro identità di gioco, aiutarle proprio in maniera specifica in campo e dargli la possibilità insomma di elevarsi quanto più possibile.